Il sistema di monitoraggio della colonna d'acqua consiste di una sonda multiparametrica, detta anche sonda CTD. L'acronimo è riferito ai termini inglesi che traducono conduttività elettrica, temperatura e profondità, che, insieme ad altri parametri chimico-fisici, tra cui pH, ossigeno disciolto, clorofilla e torbidità, sono rilevati e registrati per il monitoraggio della qualità dei nostri mari. La sonda è alloggiata all'interno di una rosetta, una struttura che ospita un set di bottiglie Niskin per il campionamento dell'acqua. Ogni bottiglia è un cilindro aperto alle due estremità, con due tappi che possono essere azionati a distanza. Un cavo conduttore collega infatti la sonda al computer di bordo, dal quale un operatore può eseguire da remoto tutte le operazioni necessarie. Durante la fase di immersione, le bottiglie Niskin sono attraversate dall'acqua finché, raggiunta la profondità di campionamento desiderata, i tappi di ogni singola bottiglia sono sganciati automaticamente dall'operatore a bordo in modo da chiudere le due aperture, intrappolando così l'acqua all'interno. Attraverso questo sistema è quindi possibile raccogliere campioni d'acqua a differenti profondità. Una volta riportata a bordo la rosetta, i campioni d'acqua sono prelevati dalle singole bottiglie Niskin nel più breve tempo possibile e successivamente analizzati in laboratorio per la ricerca di contaminanti chimici come metalli, pesticidi clorurati e fosforati, idrocarburi, nutrienti come nitriti e nitrati, ammoniaca e fosfati, contaminanti microbiologici come enterococchi, coliformi fecali e totali.